Salve, siamo qui presso i grandi impianti di Via dei Fabbri a Barletta, del titolare Ugico Bizzuca, che ospita questo corso bellissimo, soprattutto rivolto a coloro che sono disoccupati, dove insegnano davvero come fare la pizza e pizza di qualità, questo corso di pizza classica. E sono qui con i responsabili di zona, di Barletta non solo, anche dintorni, di questo corso, con Domenico Cascella della pizzeria Mattune e Francesco Barbaro della pizzeria Mulinello. Caro Domenico, ci ritroviamo qui dopo la bellissima iniziativa del Mondiale di Pizza al Fungo tenutasi qui a Barletta. Allora, Domenico, cosa hai da dire di questi ragazzi che stanno imparando davvero un mestiere bellissimo che è quello della pizza? Niente, io e il mio collega Francesco Barbaro stiamo trasmettendo il nostro amore sulla pizza sui nostri ragazzi. Quello che piace a noi lo trasmettiamo a loro. Noi facciamo parte di un'associazione di pizzaioli e pugliesi Lucani del Monte, dell'Ateneo Nazionale della Pizza, in cui il nostro presidente, lo salutiamo con grande, il nostro maestro Fedele Guida. Facciamo questa parte, facciamo questo corso di pizza classica dove impariamo il meglio ai nostri corsisti. Ok, grazie Domenico per questo cenno. Francesco, anche tu hai da dirci Io qualcosa colgo inerente. l'occasione, sì, colgo l'occasione proprio per dimostrare la lavorazione che abbiamo fatto oggi con i ragazzi, che avevo dovuto oltre al corso di pizza classica, c'è anche il corso di rosticceria. Oggi proprio vi siete trovati durante la lezione di rosticceria, dove noi oltre all'impasto di pizza classica facciamo vedere altri tipi di impasto, come la pizza al metro, il calzone, il rollè, la focaccia, tante di quelle cose. Io l'unica cosa che posso aggiungere dopo tutto quello che ha detto Domenico è questo, che è un lavoro questo che non conosce crisi. Se uno ha veramente bisogno, ha veramente voglia di lavorare, questo è un futuro, uno sbocco che non ha confini. Il lavoro del pizzaiolo è richiesto su tutto il territorio nazionale e non oltre, soprattutto all'estero. Appena sanno che un pizzaiolo è pugliese, italiano, ti stende la pizza a mano, lo chiedono come il pane, tant'è che noi forniamo tanti di questi pizzaioli che mandiamo come ultimamente. Qui c'è un ragazzo, un corsista, il cui fratello sta lavorando a Barcellona. È vero, Angelo? Sì, Il mio fratello sta lavorando a Barcellona, gli ultimi due corsisti sono andati in Germania a lavorare. Cosa posso dire? È un lavoro questo che o ce l'hai nel cuore, ce l'hai nel sangue, o niente. La nostra è una grandissima passione verso questo lavoro e facciamo di tutto, cerchiamo di trasmetterlo nei migliori dei modi ai corsisti. Oltre questo. Quindi noi diciamo con piacere che dopo che partiamo dal mondo, dall'Europa e dall'Italia per dire che da noi escono, ed è la cosa principale, i barlettani, la cosa più bella che concludiamo alla fine di ogni intervista è Barlet e Yes. Aves!